Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi iniziamo una rubrica, una nuova rubrica, non so ancora il nome perché non lo so, a me mi prendono questi scribizi e poi non so esattamente come chiamarla perché tutti i nomi mi sembrano troppo poco, comunque voi già lo vedrete perché per caricare questo video l'ho dovuto scegliere per forza, quindi comunque. È una rubrica spirituale, quindi una rubrica sicuramente legata alla vita. Non parleremo di acquisti, non parleremo di cose un po' più frivole che comunque nella vita ci vogliono, ma parleremo di quello che perlomeno per la mia esperienza mi ha veramente cambiata e mi ha aperto gli occhi. Ci tengo veramente tantissimo a questa rubrica perché per me è stata la cosiddetta salvezza da un periodo nero che ho passato ormai diversi anni fa, però mi è servita tantissimo, quindi lo faccio anche per chi magari in questo momento, spero pochissima gente, stia passando un periodo veramente buio e con questi insegnamenti che dà il Buddha possiamo sicuramente rinascere. Inizio e vi parlo un pochino della mia storia, diciamo, non è una religione questa che vado a propinarvi, insomma, è un modo di vedere appunto la nostra vita con più chiarezza, secondo me. Fin da piccola sono sempre stata una persona cristiano-cattolica, quindi una persona che con la mia famiglia andava a messa, sì, insomma, tutte le solite cose, no? E col passare degli anni, in realtà, poi questa storia di andare a messa è un po' scemata, tranne appunto comunione, cresima, insomma, sapete, no? Le solite cose che dovete fare per forza. E niente, e praticamente io non sono più andata a messa, tranne matrimoni, funerali e battesimi, insomma, le solite cose che tutti noi sappiamo perché so che mi capite. È successa una cosa. Diciamo, nella mia adolescenza sono successe varie cose che mi hanno allontanato da, diciamo, la fede, la religione, perché mi sentivo come presa in giro, no? Ero sempre stata una ragazzina, diciamo, non avevo fatto nulla di così drastico per potermi meritare, insomma, tutto quello che mi stava accadendo. Quindi non ho mai capito bene questa sorta di perché ti accadono determinate cose. E soprattutto la gente mi diceva comunque anche parenti, insomma, la gente, beh però prega, continua. E io lo facevo, cioè facevo le mie preghiere, facevo tutto quello che dovevo fare, ma non cambiava niente, anzi peggiorava. E sapete, a 14 anni magari una persona può anche dire, vabbè, ma vai a quel paese, basta, fine, andrà come dovrà andare. E effettivamente è quello che ho fatto, però questa, diciamo, questa, come dire, questa sorta di tradimento, io me lo sono sempre portato dietro, no? Perché voi sapete che nella religione cristiana, cattolica, nei comandamenti, appunto, ora io non me li ricordo perfettamente, però ce n'è uno che dice non avrai alcun Dio altro che me, insomma, non avrai solo me come Dio, praticamente, no? E sì, ok, quindi a me questa cosa, io prego te, tu non mi aiuti e quindi cosa facciamo? Cioè, capisci? Per me è stato come un allontanamento, come un tradimento e quindi nonostante che io comunque non sia mai stata tanto legata, no? Questa cosa mi ha completamente fatto allontanare. E poi sono passati diversi anni in cui io comunque non sono stata, non avevo un vero e proprio credo, non credevo nella gente che mi diceva vai a messa perché, cioè, dell'imposizione di dover fare delle cose. E poi, come dire, non mi tornava nulla indietro, no? Quindi mi sono avvicinata attraverso l'alimentazione, perché comunque volevo dimagrire e tuttora sto appunto percorrendo quella via. Ho scoperto, ormai un po' di anni fa,
professore su appunto YouTube, grazie a Dio c'è YouTube, che si chiama Franco Berrino, che penso che molti di voi lo conoscano, che parlava di alimentazione e parlava appunto di come l'alimentazione sia legatissima al karma. Il karma che cos'è? È l'energia, no? L'energia che c'è nel mondo, dentro di noi. Ho capito anche come in realtà l'alimentazione, quindi quello che introduciamo dentro di noi, sia legato tantissimo al cosmo, quindi a tutto quello che ci circonda. E in questo fatto appunto di circondazione, diciamo così, c'è anche, se vogliamo, la religione, perché non mi piace molto chiamarla religione perché secondo me appunto il buddismo più che una religione è un modo di vedere la vita, un modo di approcciare con essa e di accettare tutto quello che ci viene dato. Per farvi capire meglio, vi leggo un pezzettino di questo libro che ve l'ho fatto vedere nel video scorso che l'ho preso alla Fiera dell'Oriente, Osho Buddha. Eccolo. Vi consiglio assolutamente di prenderlo se ne avete l'occasione perché è qualcosa. Vi leggo un pezzettino che fa capire molto bene quello che intendo e poi lo commenterò insieme a voi. Qui dice, per esempio, hai creduto in Dio. Sei nato cristiano, indù o musulmano, quindi insomma non fa molta differenza tra le varie religioni, è la stessa identica cosa. Poi dice, ti hanno insegnato che Dio esiste, hanno creato in te la paura di Dio. Se non hai fede in Lui, soffrirai, sarai punito, Dio è terribile, non ti perdonerà mai. Il Dio degli ebrei dice, sono un Dio geloso, devi adorare solo me e nessun altro. Anche il Dio dei musulmani dice la stessa cosa. C'è un solo Dio e non esiste un altro. Scusate, e non ne esiste un altro. E c'è un solo profeta di Dio, Maometto, e non ne esiste un altro. Quindi è come un vincolo, no? Vi dice, io sono il Dio. Ma qui un po' in tutte le religioni, infatti, se ci facciamo caso, è sempre così, c'è solo un Dio e devi adorare quel Dio. Questo condizionamento può penetrare in te così in profondità da perdurare anche quando inizi a non credere più in Dio. Sei stato allevato per credere in Dio e tu hai creduto. Questa è una professione di fede. Che Dio esista o no, non ha importanza per il tuo credo, e qui in pratica cosa vuole dire? Che ci sia o no realmente, dal momento che tu ci credi, tu lo vedrai sempre. Quindi sei un po', diciamo, coi paraocchi. La verità non ha niente a che vedere con il tuo credo. Che tu creda o no, non crea alcuna differenza rispetto alla verità. Quindi, che ci sia o no il Dio, appunto. Non incide sulla verità. La verità è una. Che tu ci creda o no, la verità è sempre la stessa. E qual è la verità? E va avanti. Se credi in Dio, continuerai a essere convinto, o almeno a pensare di vedere Dio. Se non credi in Dio, il tuo non credere ti impedirà di conoscere la verità. Quindi qui non fa distinzione, non dice credete in Dio, non credete in Dio. Dice guardate la realtà, date la vostra verità. Quello che vedete è la verità, non quello che credete o quello che non credete. Tutte le credenze sono ostacoli perché diventano pregiudizi, diventano coperture del pensiero, ciò che il Buddha chiama averna. Poi magari ne parleremo. Continua e dice, l'uomo intelligente non crede in niente e non è neppure scettico. L'uomo intelligente è aperto a riconoscere tutto ciò che osserva. Se Dio esiste, egli lo riconoscerà, ma non seguendo un suo credo. Egli non ha credenze. La verità può rivelarsi solo a un'intelligenza priva di credenze. Quando hai già un credo dentro di te, non lasci alcuno spazio alla verità. Il tuo pregiudizio regna sovrano, è già dominante,
non puoi vedere qualcosa che sia in contrasto con il tuo credo. Ne avrai paura, ti procurerà agitazione, inizierai a tremare. Hai investito così tanto del tuo credo, tanta parte della tua vita, del tuo tempo, tante preghiere, 5 preghiere ogni giorno. Colui che è stato fedele al proprio credo per 50 anni, come potrebbe riconoscere improvvisamente che Dio non esiste? Oppure, colui che è stato comunista per tutta la vita, credendo che Dio non esista, come potrebbe vedere Dio se lo incontrasse? Continuerebbe a evitarlo. Non mi sto pronunciando sull'esistenza o sulla non esistenza di Dio. Sto parlando di qualcosa che riguarda te, non Dio. È necessario avere una mente limpida, è necessario avere un'intelligenza che non si aggrappi ad alcun credo. In quel caso sarai come uno specchio. Rifletterai ciò che è, senza distorsioni. E questa immagine di essere uno specchio è veramente, secondo me, una delle immagini più belle del buddismo. Una persona intelligente non è comunista né cattolica. Una persona intelligente non ha dei credo né dei non credo. E qui appunto ripete. Non è questo il suo modo di essere. Osserva la vita ed è pronta a vedere ciò che è, di qualsiasi cosa si tratti. Non ha barriere che ostacolano la sua visione. La sua visione è trasparente. Solo queste poche persone realizzano la verità. E qui termino. In pratica il succo di tutto questo, perché poi alla fine più o meno ripete sempre la stessa cosa, è che tu creda o non creda, la verità è una. Ed è quella che c'è. Per capire quale sia la verità, devi smettere di credere, devi smettere di non credere e devi essere uno specchio. Lo specchio ti permetterà di vedere ciò che è. Non dà una soluzione, non dice Dio esiste, Dio non esiste. Dice liberati da queste credenze o non credenze. Sii uno specchio, sii la verità, tu stesso. La religione buddista, come appunto vi ho detto, non mi piace chiamarla religione, secondo me appunto è un modo di concepire la vita. Ti dice vai, osserva e comprendi quello che è reale. Quello che senti è la verità. E può essere diversa per ognuno di noi. Non esiste una verità. Non esiste una verità per tutti. Ognuno ha la sua verità. E voi direte, e quindi che cosa dobbiamo fare? Esattamente nulla. Non dovete fare nulla, dovete vivere secondo ciò che sentite. Come ho fatto a rinascere, diciamo, dalla mia tristezza che si era incanalata in me? Ho iniziato a guardare quello che avevo e non quello che avevo perso. Ho iniziato a vedere tutte le cose che avevo, ma non parlo di cose materiali, parlo di persone che avevo intorno a me, persone care, che erano un dono e sono tuttora un dono. Noi purtroppo siamo abituati a vedere sempre quello che ci manca e mai quello che abbiamo. Ognuno di noi può diventare illuminato, può diventare luce, può essere uno specchio. Ora vi leggo un altro pezzettino che sarà appunto l'argomento di cui parleremo la volta prossima. E sarà appunto, diciamo, le relazioni tra persone, in questo caso appunto una relazione d'amore tra due sposi, e vi spiega come, anzi guarda, non parlo, ve lo leggo, e vi saluto adesso e vi lascio con questo bellissimo, bellissimo pezzo di questo libro, questo qua, anche questo ve l'ho fatto vedere sulla Fiera dell'Oriente, sul video della Fiera, Festival dell'Oriente, scusate, dico sempre fiera. E è veramente un pezzo bellissimo e è un dialogo tra un maestro, di appunto un maestro monaco, e una ragazza che si è appena sposata. E dice, una ragazza appena sposata disse felice al maestro, amo mio marito perché è bello, intelligente, gentile, affidabile e fedele. Il maestro sorrise e disse, torna fra 7 anni, cara mia. Dopo 7 anni di matrimonio, la ragazza tornò dal maestro. Il maestro le chiese, ami tuo marito?
La ragazza annuì. Il maestro chiese di nuovo: perché? La ragazza scosse la testa e rispose: non lo so, ma lo amo, anche se è un po' avaro, pigro, troppo preciso e a volte lento. Il maestro annuì sorridendo: sei diventata una brava moglie. Hai imparato il segreto dell'amore di coppia. E qual è? Si ama non perché, ma nonostante. Ciao ragazze, bacio, alla prossima.